Siamo con Don Francesco Martino, presso l'ospedale Caracciolo di Agnone e quello che chiediamo a Don Francesco è qual è lo stato dei fatti in merito alla situazione dei dializzati. Guardi, mi verrebbe quasi da ridere, perché da quando noi abbiamo fatto la protesta con Striscia la Notizia, nessuno, ma dico nessuno, né a livello locale, né a livello regionale, né a livello di ASREM, si è minimamente interessato a questa problematica. Abbiamo quasi dialogato con la Sfinge, nel senso che le domande sono rimaste non solo senza risposta, ma non c'è stata nessuna volontà di dialogo, nessuna volontà di incontro, nessuna volontà di affrontare il problema. Totale, definitivo abbandono. Io devo dire solo una cosa, che ringrazio il Dio che fino ad oggi non ha nevicato, perché in caso di nevicata noi ci saremmo trovati in un mare tremendo di guai. Ricordo che l'anno scorso il nefrologo pregato dal dottor Forciniti dovette arrivare con un trattore mandato dalla provincia che con difficoltà riuscì ad aprirsi la strada verso Castiglione Mestermarino, un'avventura per non dire epica, ma quasi come l'albergo, l'uscire dall'albergo di Rigopiano, se vogliamo fare una battuta di un certo tipo. Quello che voglio dire è che mi preoccupa che ormai non c'è più nessun confronto. Non capiamo più se abbiamo un governo regionale, abbiamo il disinteresse totale delle amministrazioni comunali e anche dell'ASREM. A questo punto io credo che una domanda sia doverosa, ma dobbiamo veramente abbandonare questa terra, chiudere tutto e andarcene? Avete decretato la nostra morte insieme a quella del territorio? Io Quindi spero che ci sia una risposta in questo senso. ci faccia capire, Don Francesco, ad oggi la situazione qual è in reparto dialisi qui ad Agnone? Niente, noi con tutti i sacrifici del caso stiamo andando avanti. Ripeto, a noi non ci interessano i lavori edilizi, Ma il a noi ci servizio è interessa il assicurato per tutto il giorno? servizio è assicurato, per alcune ore al giorno, non c'è reperibilità e se succede qualcosa bisogna andare ai sedi. Vorrei solo citare alcuni casi che qui sono arrivati in pronto soccorso delle persone che hanno bisogno di dializzare e dopo la consulenza sono state avviate ai Isernia. Ora non voglio entrare nel merito perché sennò il governatore dice che io sono un terrorista, però intanto si continua a morire per queste cose. Io vorrei, chiedo a tutti di essere seri, ma seri realmente, perché non possiamo andare avanti così. A questo punto ci rimane solo una cosa, la ribellione, ma dopo che ci siamo ribellati, cosa succede? Il disastro, il nulla? Questo è un ultimo appello, perché chi deve mettere mano alle cose prima delle elezioni ci metta mano. Non possiamo attendere tempi biblici per accordi di confine che vengono annunciati e poi non si sa per quali ragioni politico di opportunità da parte della Regione Molise non vengono poi firmati e si rimane sempre a livello di bozza. Noi abbiamo bisogno di risposte in questo territorio, di risposte serie, e se la politica non le vuole dare, abbia almeno il buon senso di dire: abbiamo chiuso, andiamo a casa.